Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Ospite assolutamente graditissimo, ottimo calciatore, direi anche professionista, davvero ineccepibile, Maurizio Ciaramitaro, palermitano puro sangue. Ciao Maurizio, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti voi. Allora Maurizio, sappiamo che hai il Palermo nel cuore da tifoso, insomma ancor prima che da calciatore, e probabilmente questa retrocessione figlia di una serie di errori, direi clamorosi, marchiani da parte del club in sede di pianificazione, di programmazione, è un dolore che ancora fatichi a smaltire come tutto il pubblico palermitano. No, quello sicuramente, però è stato sin dall'inizio un campionato difficile per il Palermo. Lo sappiamo, lo sapevamo tutti, dal tipo di squadra che aveva allestito, che probabilmente c'erano delle difficoltà quest'anno, però alla fine meglio non pensare più al passato e pensare subito al presente. Sta dimostrando che sta facendo subito una squadra all'altezza per ritornare subito in Serie A. Allora Maurizio, tu nel corso della carriera ti sei certamente preso le tue soddisfazioni, sei stato anche particolarmente sfortunato, vari infortuni che ti hanno un po' tarpato le ali in momenti molto molto delicati. A Modena hai fatto particolarmente bene, la Serie B direi che la conosci in maniera dettagliata e minuziosa. Partiamo insomma da un tuo ex compagno, da Davide Di Gennaro, che sembra davvero quel calciatore perestro, talento, qualità, in grado di fare la differenza in categoria. Ecco, ce lo vuoi presentare sia dal punto di vista tecnico che anche umano, visto insomma che hai condiviso con lui diverse stagioni, no? Davide è un ragazzo, prima di tutto un ragazzo eccezionale, un professionista serio, e poi le qualità non c'è bisogno, ve le descrivo io perché lo conoscete benissimo. È un ragazzo che ha molta tecnica, c'ha un bel sinistro e gioca prevalentemente dietro le punte, ed è un giocatore che può far comodo per il tipo di ruolo che fa il Palermo, questo 4-2-3-1 dietro la punta, che probabilmente se la punta è Ardemagni fanno una coppia perfetta perché si conoscono molto bene. A proposito di Matteo Ardemagni, allora mi hai anticipato Maurizio, un attaccante importante di proprietà dell'Atalanta, 3,8 milioni di euro la proposta del Palermo, dovrebbe essere trovata un'intesa su queste basi. C'è già un accordo tra il Palermo e l'entourage di Ardemagni, che tipo di giocatore è, e soprattutto, visto che ha molte richieste in Serie A, credi che possa arrivare con l'entusiasmo, con le motivazioni giuste qua in Sicilia? No, guarda, io Matteo l'ho sentito una decina di giorni fa, metto che era contento di venire in una piazza come il Palermo, perché io gli ho già detto, e lui sa benissimo, gli ho detto non pensare che ci sono altre piazze importanti come il Palermo, visto che magari tu vuole qualche squadra di Serie A, però non c'ha lo stesso blasone che può avere la mia città e la squadra del Palermo. E lui era contentissimo se la cosa si chiudeva e tutto. Poi come giocatore, Matteo è il classico animale d'area di rigore, uno che lotta sempre, uno che dà sempre il massimo e poi vive per il gol, sperando che qui a Palermo, se viene, ripeta la stagione che ha fatto a Modena. Ecco, nel 4-2-3-1 quindi dovrebbe essere prevalentemente il terminale di riferimento, no? Proprio la sì, boa del reparto offensivo. La prima punta, perfetto. Matteo Ardemagni certamente sarebbe un innesto importantissimo per l'attacco del Palermo. Si dice, Maurizio, che per sbloccare l'operazione legata proprio all'attaccante ex Modena si attende alla cessione di Abel Hernandez. Ecco, cosa fare a tuo avviso? Perché Abel viene da un periodo di lunghe inattività, quindi comunque potrebbe anche rilanciarsi in un torneo come quello cadetto. Dall'altra parte però forse la sua ambizione è quella di continuare a giocare in Serie A. Infatti bisogna vedere le ambizioni del giocatore e le proposte che arrivano alla sfida del Palermo e valutare determinate situazioni, perché è normale, se c'è una proposta importante per Hernandez a giocare in Serie A, è giusto che quelli che vogliono andare via o andare a giocare in categorie superiori, è giusto che uno non li trattiene con forza ma li lascia andare a giocare dove meglio credono. Rino Gattuso, vai. Probabilmente l'esperienza di Ardemagni non è la stessa esperienza che può avere Hernandez in Serie B, questo è quello che mi dice, anche se Hernandez per me è un grandissimo giocatore.
Ecco, hai sottolineato un passaggio importante, perché Hernandez è un grandissimo giocatore, è dotato dal punto di vista tecnico, questo è indubbio, però insomma probabilmente in Serie B servono anche altre doti, ovvero la cattiveria agonistica, la predisposizione al sacrificio, la capacità di saper soffrire. Si sta muovendo bene il Palermo? Sembra di sì, perché Perinetti sta puntando proprio su giocatori che conoscono molto bene la categoria, che hanno fatto campionati di vertice e hanno in passato anche vinto. Il direttore la conosce bene la categoria, sa cosa ci vuole per vincere i campionati. Non bisogna fare l'errore di pensare di chiamarsi Palermo e vincere con chiunque. TNB si perde con tutti e si vince con tutti. Questo è il campionato di Serie B, un campionato lungo, molto duro, perciò il presidente si sta muovendo bene. Ho già visto che ha preso gente come Terzi, che è un difensore forte, molto vecchio come categoria, sì. Nel senso che conosce bene, ha vinto già un campionato col Siena, perciò si sta muovendo alla grande. Poi ha preso Troianiello, un altro ragazzo che io conosco, che l'ho conosciuto personalmente perché lui giocava a Sassuolo e a Modena, un ragazzo molto bravo, ragazzi di gruppo. Sta operando alla grande il presidente, il direttore, il presidente stanno operando bene, per creare prima un gruppo, uno spogliatoio e poi tutto il resto che viene da sé. Sì, la sensazione è proprio quella lì, Maurizio, che il Palermo non sta puntando soltanto sulle caratteristiche tecnico-tattiche dei calciatori, ma guarda molto anche alla forma mentis, all'uomo, al professionista, e soprattutto sta prendendo mini blocchi di ragazzi che hanno già giocato insieme, perché l'affiatamento, come hai detto tu, può essere una caratteristica fondamentale in un campionato così duro, così estenuante, no? Sì, stanno parlando con questo tipo di mentalità e credo che facciano benissimo, perché già creando un gruppo importante si fa metà dell'opera. Quando c'è un gruppo importante l'uno tira l'altro e le cose vengono da sole. Mi dici? Quando riesci a creare quell'amalgama e quel gruppo importante con tutti quei cambiamenti, tutte quelle cose, è normale che i risultati non arrivano, è una cosa fisiologica del calcio. Giorgio Perinetti ha detto in questi giorni, nonostante i procuratori dei miei calciatori stanno facendo un pressing asfissiante perché vogliono che molti dei loro assistiti continuino a giocare in Serie A, ha fatto ovviamente l'esempio di Hernandez, di Garcia, magari anche di Stefano Sorrentino, ha detto: noi non cediamo assolutamente nessuno, chi ci ha portato in B, tra virgolette, deve riportarci in A, quindi c'è grande fermezza da parte del direttore Giorgio Perinetti. Ecco, questo può essere un'arma a doppio taglio, perché trattenere i calciatori contro voglia, come tu ben sai, non sempre è una cosa produttiva. Ma guarda, trattenerli contro voglia non va mai bene, nel senso, se vogliono rimanere deve essere un onore per loro giocare con la maglia del Palermo Calcio. Poi se loro pensano di poter riportare la squadra in Serie A con la mentalità giusta, è giusto che sono giocatori importanti che rimangono, tipo Sorrentino, che ormai, avendo raggiunto una determinata età, è normale che, se ha fatto una scelta di vita, come aveva detto, dopo Chievo, può continuare a stare a Palermo, perché Palermo l'obiettivo è quello di ritornare subito dove merita, che è il campionato di Serie A, e fare quello che ha sempre fatto in Serie A. Maurizio, parliamo di Rino Gattuso, perché ovviamente c'è grande entusiasmo attorno al suo nome, campione del mondo 2006, un passato da calciatore davvero importante, pluridecorato su scala internazionale. C'è qualche perplessità, insomma, legata ovviamente al background esiguo da tecnico, la sua prima esperienza importante, e poi ovviamente, come tu ben sai, c'è Maurizio Zamparini come presidente, quindi può succedere di tutto. Diciamo che caratterialmente hanno un carattere molto forte entrambi, però Gattuso lo si conosce come giocatore, come uomo, e probabilmente ti dà quella fiducia che sai quello che può dare alla squadra, la carica che può dare, la professionalità che può dare a questa squadra. È normale, è una cosa che vogliamo vedere subito tutti, e scoprire il tipo di allenatore, il tipo di mentalità che c'ha, sai, e vedere già come imposta la squadra, come gioca e come tutto, perché poi sai, facilmente si sente parlare di un allenatore quando è bravo e tutto. Lui sta iniziando adesso, c'ha tutte le carte in regola, perché non gli deve insegnare niente a nessuno. Se uno che ha avuto per 20 anni i migliori allenatori al mondo, probabilmente stai tranquillo che qualcosa impara, quello senza dubbio.
Allora, Maurizio, tu hai probabilmente anche affrontato da avversario Alen Stevanovic, che ha giocato con la maglia del Torino, uno degli esterni più performanti certamente del campionato cadetto nelle scorse stagioni. Il Palermo lo punta con decisione, guarda anche ad Alessio Sestu, ex Siena. Ecco, per un 4-2-3-1 quale ritieni possa essere l'elemento più indicato? Insomma, ti piacciono questi due calciatori? Ma sono due giocatori totalmente, tutti e due esterni di fascia, magari con qualcuno con caratteristiche diverse. Ma non ci posso, un pochettino più rapido, certo è un po' più tecnico, malizioso perché conosce meglio la categoria, però sono dei giocatori entrambi molto forti e farebbero molto comodo a Palermo. A me Stevanovic ci piace particolarmente perché ci ho giocato contro due volte, mi ha impressionato per, per la facilità di corsa e per la facilità in cui fa le cose. Un ragazzo che ha qualità, ha tecnica, ha tutto, poi questo lo si conosce, è un allenatore estroso, molto bravo tecnicamente, ha dimostrato il proprio valore anche in Serie A quest'anno. Maurizio, ti ha chiamato Matteo Ardemagni, insomma, dicendoti ovviamente che freme, che non sta nella pelle, che è contento rispetto alla possibilità di venire a Palermo. Hai sentito anche Davide Di Gennaro, ti ha chiesto magari qualche consiglio prima di apporre la sua firma sul contratto? Sì, sì, ho sentito pure Davide mi ha chiamato, forse ieri ci dovevamo vedere, poi non è potuto venire perché ha avuto un impegno e alla fine ci siamo sentiti solo al telefono, però Davide era contento, l'ha anche dichiarato, è una sua occasione d'oro e lui deve dimostrare il proprio valore qui in una squadra come il Palermo, vincere il campionato e dimostrare il vero Davide Di Gennaro che sa fare, che per lui è una tappa importante della sua carriera, lui lo sa, lui si può rilanciare ad alti livelli qui a Palermo, ne abbiamo parlato e lui deve sfruttare questa occasione. Poi sotto l'aspetto del ragazzo umano, su quello posso mettere a mano del fuoco perché l'ho conosciuto, è un professionista serio ed è un ragazzo che fa comodo alla squadra del Palermo. Allora Maurizio, prima di chiudere vogliamo anche parlare di te, una pillola relativamente a Sinisa Andelković e a Milan Milanović, che tu hai conosciuto in esperienze e momenti diversi. Il primo ha impattato con difficoltà la sua esperienza italiana a Palermo, poi si è un po' ambientato, l'altro ha grande talento ma forse ancora un po' acerbo, deve crescere. Ma sono tutti entrambi giocatori molto bravi che hanno delle qualità un po' diversi come giocatori, magari Andelković molto più bravo sull'uomo, un po' più forte fisicamente, l'altro molto più bello da vedere, molto bravo tecnicamente nonostante tutta la sua alta altezza, però possono crescere, sono giovani e sono due ottimi giocatori. Nel Palermo possono starci? Sì, io credo che nel Palermo possono starci, credo che possono starci alla grande, possono dire la loro alla grande. Maurizio, ti aspettavi con grande sincerità, perché tu sei un ragazzo molto schietto, che qualcuno si ricordasse anche di te per quanto riguarda questa annata, questo campionato di Serie B da vincere, visto che in categoria hai fatto sempre molto bene? Guarda, io ho avuto la fortuna di vincerne due di campionati in Serie B e a livello del Palermo è normale che ormai, sai, dopo che arrivi a una certa età puoi pensare magari se vogliono fare un certo tipo di politica, di prendere dei palermitani per cercare di creare di nuovo, di riportare quell'entusiasmo magari fra il pubblico, fra la gente, di mettere quei 4-5 palermitani assieme a un'amalgama di ragazzi e di creare un gruppo importante, uno ci può stare, però magari, sai, non lo so, poi ognuno fa le sue scelte, ogni allenatore pensa di prendere i giocatori importanti. Io quando sto bene in questo campionato non mi sento inferiore a nessuno perché l'ho dimostrato, ho giocato e basta. Poi il Palermo per me è la mia vita, io lo guardo sempre come tifoso, appassionato, è normale che se un giorno ti chiama il Palermo e ti ci vuoi venire per riportare il Palermo in Serie A, a fare parte del gruppo e tutto, è normale che uno verrebbe a braccia aperte, però io adesso penso al bene mio e cercare di vedere la soluzione possibile, quale sia quella migliore per me, e andarmi a divertire come ho sempre fatto, prima cosa da professionista e poi cercare di ottenere risultati. Maurizio, te la proponiamo noi una soluzione possibile, perché c'è una società siciliana emergente, forte, che gioca un gran calcio, stiamo parlando ovviamente del Trapani, è solo un'idea o c'è qualcosina di più? No, se ne sta parlando, è una possibilità, una di qualche possibilità che è venuta fuori, ora vediamo, tramite Beppe Accardi, il mio procuratore, ne sta parlando con Fagiano
a me farebbe piacere, perché alla fine so che è una società seria, hanno fatto cose eccellenti e c'è solo da fargli complimenti. Poi se la cosa va in porto, bene, altrimenti mi rimane il dispiacere, però andremo in altri posti a cercare di fare sempre il proprio dovere. Anche perché però giocare il derby, giocare il derby col Palermo non dovrebbe essere particolarmente facile. Quello sarebbe una bella emozione, però fa parte del nostro mestiere. Ci ho già giocato contro col Palermo poche volte, ma le volte che ci giochi contro è normale che non è una partita come tutte le altre. Maurizio, in bocca al lupo, perché ovviamente il pubblico palermitano ti stima, ti vuole bene da concittadino, da calciatore, ma soprattutto insomma da ragazzo splendido, estremamente affabile quale sei. Quindi tutte le migliori fortune ovviamente per la tua carriera. Ciao, grazie e buon pomeriggio. Grazie a tutti voi, buon pomeriggio e sempre Forza Palermo. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.